La lunga corsa per le prossime elezioni comunali di Capanno riparte addirittura ad agosto. Stamani si è presentata a cittadini e stampa l'Alleanza per i Beni Comuni, un movimento prima che elettorale sul metodo della politica, o meglio sul nuovo metodo di fare politica, lontana nelle linee guida presentate dalle vecchie logiche partitiche, più vicina alla gente davvero partecipata. Assumono pertanto importanza le istanze che giungeranno dal territorio. Ripartire dal territorio cosa significa? Significa entrare in contatto con le persone, significa comunicare con loro quelli che sono i bisogni e le necessità del loro territorio, dei paesi che vivono, e condividere con loro delle strategie comuni e della concretezza. Pensiamo di tradurle attraverso un'azione collegiale, sempre partecipata ai cittadini e sempre cercando di rendicontare la nostra azione dall'inizio fino alla sua conclusione. Per chi si sta interessando al movimento, anche volti noti della politica capannorese, come gli ex assessori della giunta del Ghingaro Alessio Ciacci e Leana Quilici, presenze che lasciano supporre che l'indirizzo del movimento sia di sinistra, anche se dal tavolo i rappresentanti fanno di tutto per togliersi etichette politiche. In buona sostanza, ripartire dall'ABC significa per il gruppo, che già conta un centinaio di sostenitori, lavorare sui problemi della gente e con la gente cercare di risolverli, tanto che alla presentazione non si è presentato un candidato sindaco. Il ruolo del leader giungerà dal basso, come la scelta del prossimo programma elettorale.